Siamo arrivati alla seconda parte dello speciale dedicato alle pubblicazioni firmate edizioni Arcoiris e in particolar modo parliamo della biblioteca Lovecraft. Dopo un primo speciale che ha avuto un buon successo, e di questo vi ringrazio perché vuol dire che ogni tanto lo becco il titolo giusto di cui parlare, finalmente siamo arrivati alla seconda parte di questo speciale. Questa volta si tratta di due raccolte, una di un unico autore, l'altra che vede coinvolti più autori. Ma di cosa si tratta? Diciamo che entrambe rappresentano quello stile di letteratura con un occhio particolare nel mondo del fantastico che io prediligo. Ma partiamo dal primo, che devo ammettere è quello che proprio vi consiglio più caldamente perché lo adoro. Firmato da Zagat, sto parlando di Pulp Horror. Allora, sono 5 racconti pubblicati in passato in riviste e robe del genere. Di cosa si tratta? Pulp Horror. Ovvero sia che si intende con questa terminologia, mettiamola così. Allora, il pulp dei tempi di Zagat non è certo il pulp alla Tarantino che conosciamo oggi, ma ci va molto vicino. Sono 5 racconti horror con tanto di zombie, non zombie, che però sono conditi da un action molto viva e da un numero spropositato di donne belle e procaci, quasi sempre nude e non solo. Questo è Pulp Horror di Zagat. Che vi devo dire, anche solo dai titoli, senza che scendo nei dettagli, capite di cosa stiamo parlando. L'orgia degli zombie, cargo per l'inferno, tavolo per due, la copertina stessa lascia presagire. È un capolavoro. Diciamo che ti rimanda alla mente i fumetti porno horror che stazionavano fissi dai barbieri alla fine degli anni Ottanta, no? Perché giustamente il barbiere non poteva prendere proprio il porno, doveva prendere qualcosa che giustificasse la presenza, e allora quasi sempre prendeva quelle cose tipo Iacula, roba del genere, che erano porno horror, cioè era un horror con la tetta, la chiavatina, roba del genere. Ecco, ti ricorda quella roba là? Molto old fashioned, molto bello. Guardate qua l'illustrazione, guardate qua. Devo dire la verità, mi ha accompagnato per qualche ora, stiamo parlando di circa 200 pagine scarse, ed è qualcosa che per chi come me ha superato i 20 anni ma è sotto i 50, veramente irresistibile. Ma andiamo al prossimo. I racconti del Gran Guignol. Fermati un secondo, ti rubo giusto un secondo. Ti piacciono la mistica e l'esoterismo? Ti piace la ricerca interiore e spirituale? E ti piace magari anche la grande letteratura? Hai già fatto le mie due silloge, ovvero sia Olam Hatou, Memoria di un suicida, e Yurizen, Il cammino dell'immortale? Se non l'hai fatto, sotto al video, nelle descrizioni, trovi i link per comprarle direttamente su Amazon a un prezzo scontato. Mi raccomando. I racconti del Gran Guignol è una raccolta di racconti che riguardano giusto appunto il teatro del grottesco. Che vi devo dire? Sono 5 autori, ve li elenco e ve li leggo perché non me li ricordo a memoria. André Delorde, Maurice Level, Maurice Renard, Tristan Bernard e Jean Sartin. Allora, sono 5 racconti che veramente portano il fantastico e l'orrore, diciamo, in quelli che per l'epoca erano dei confini estremi, cioè superavano i confini di quello che allora era considerato estremo. E fulcro dei racconti qui presenti cosa sono? Situazioni assurde, impensabili, come abbiamo già detto, grottesche, non molto sanguinarie. Diciamo che il Gran Guignol si basava e si basa più sull'atmosfera e le aspettative, che non sempre vengono mantenute, ma ci possono essere anche delle sorprese dello spettatore allora, del lettore di oggi, che non su altro. Interessante e curioso per i metallari di vecchia data la presenza
della prefazione del cantante dei Pungent Stench, una band death metal austriaca dei primi anni 90, ovvero sia di Martin Schirenk. L'ho letto perché mi ricordavo Martin, ma il cognome in effetti non me lo sono mai ricordato, neanche ai tempi di Dirty Rhymes, il loro famoso e piccola del nona nuda, il macete e le tette giganti. Stiamo parlando di due chicche che in Italia non avevo mai visto la luce, ed è giusto anche per questo riscoprirle. Fatemi sapere, voi preferite Pulp Horror o i racconti del Gran Grignol? A voi il giudizio, entrambi da leggere.